Benvenuti amici di smartworld.it, siamo qua allo stand di DJI e quello che state vedendo è il vecchio Mavic, anzi in realtà è il nuovo modello, solo che esteticamente non si riconoscono, però io sto un attimo zitto. Quello che vi volevo far sentire appunto è il fatto che non lo si sente o quasi ronzare. Il livello di rumore è stato ridotto del 60%, che è effettivamente una percentuale, devo dire, davvero molto molto elevata. E se adesso fanno decollare anche il nuovo Phantom 4, vi accorgerete proprio della differenza di rumorosità tra questi due droni, ovviamente a tutto vantaggio del Mavic. Non so bene cosa il microfono sia riuscito a captare, però vi assicuro che la differenza è davvero notevole. Ovviamente poi sono cambiati anche altri dettagli, per esempio il nuovo Phantom Pro che state guardando in questa configurazione registra in 4K a 60 fps, oltre ad avere per la prima volta una colorazione nera che a quanto pare i fotografi richiedevano a gran voce perché non gli piaceva il bianco. Tornando invece al Mavic versione Platinum, l'altra grande differenza è un 11% di autonomia in più, ovvero si dovrebbe arrivare con una sola batteria a ben mezz'ora di volo. Aumenta soltanto di 100 euro il prezzo del Mavic versione Platinum, partirà da 1299, mentre invece quello che vedete inquadrato in questo momento da 1599, se non erro. Trovate comunque poi tutti i dettagli su smartworld.it nell'articolo che abbiamo già preparato e che è online mentre stiamo registrando questo video. È una prova ovviamente brevissima, giusto per farvi assaporare la novità dei droni DJI, che speriamo comunque, come sempre, di poter verificare con mano nel corso dei prossimi mesi. Un saluto da Nicola Ligas per smartworld.it.